Anche una vacanza breve può aiutare a diminuire lo stress e ritrovare l'armonia interiore, soprattutto se la destinazione è il bosco. Il forest bathing, come gli inglesi traducono il termine giapponese shirin-yoku, che significa immergersi tra gli alberi, sì. È diffuso nel paese del sollevate dagli inizi degli anni 80 come pratica di medicina preventiva. Oggi è diffuso in tutto il globo e va forte anche negli Stati Uniti. Passeggiare nel bosco ascoltando la natura fa bene. Tanti i benefici che si traggono dalle passeggiate tra le piante: il calo del cortisolo, l'ormone dello stress, la cura della depressione e della pressione alta, l'aumento delle difese immunitarie e il recupero di benessere. In Giappone esiste una rete di percorsi Shirin-yoku in 62 foreste, in Europa è molto diffuso in Svezia, Austria e Gran Bretagna. Da recenti ricerche è emerso che anche una mezz'ora tra gli alberi può ridurre gli stati di ansia. Ogni specie ha proprietà bioenergetiche con effetti benefici diversi sul corpo umano, ad esempio l'arice influenza positivamente il metabolismo, il faggio aiuta il sistema immunitario e la betulla il sistema cardiocircolatorio. GLI Alberi come una famiglia su FBEverall, lo spot della BBC. James Bond rivela che fin da bambina ha sempre amato gli alberi e considera le querce della sua tenuta un'estensione della famiglia. Se passeggiare fa bene, c'è chi sostiene che dormire tra gli alberi renda il sonno particolarmente riposante. Oltre a una serie di altri benefici legati al recupero della calma e della tranquillità. La terapia della foresta si può provare in Piemonte, nell'Oasi Zegna, dove l'ecodesigner Marco Nieri ha creato il Bosco del Sorriso, un anello di 4,8 km tra abeti, faggi e betulle, da fare con gli sci da fondo quando c'è la neve come adesso, altrimenti a piedi tra i suoni della natura. Lungo il percorso sono segnalate le soste dove è consigliato fermarsi per almeno 10 minuti per recuperare energia vitale. D'altronde anche il Qigong cinese suggerisce di abbracciare gli alberi per recuperare un profondo senso di benessere. Dormire tra le fronde in Italia, oltre alle passeggiate nel bosco, si sta sempre più diffondendo la possibilità di dormire tra le fronde degli alberi. Ci sono case di ogni forma, dimensione e ad altezze diverse, perché tutti possono provare questa esperienza unica. Nel mondo il treehousing è molto diffuso, e va forte anche in Italia. Nella gallery sopra trovate i posti dove si può esaudire il sogno di dormire sospesi tra la terra e il cielo nel nostro paese. In Europa, nella Warlegan Valley a 10 km a est di Bodmin, in Cornovaglia, nel Regno Unito, si dorme in minimali sfere di legno ecologiche. Sostenibili, fatte di materiale riciclato e a basso impatto ambientale all'interno del parco di querce di 8 ettari dell'Ostmeradau, sempre aperto. Durante le passeggiate nel bosco si avvistano caprioli, poiane, volpi e tassi. Nei Paesi Baschi, in Spagna, si dorme nelle cabane sospese tra gli alberi di Cabana San Los Árboles. Sono 5 diverse come forma, dimensione e panorama, sempre aperto. La Suite O è la più romantica. Al margine della foresta di Frassini di Le Locle, in Svizzera, Le Nids propone soggiorni su 4 casette sugli alberi, perfettamente attrezzate e aperte anche in inverno, così come le Cabans du Monacov nel Canton Jura. Nel mondo in Australia, lungo il corso del fiume Mosman accanto a una delle foreste pluviali viventi più antiche del Parco Nazionale Dayan III, patrimonio dell'umanità, si dorme nelle lussuose suite sugli alberi del Siliki Oaks Lodge. Anche la spa, con trattamenti a base di essenze floreali e vegetali e agile ed estratti di erbe, e il ristorante si trovano tra i rami delle acacie secolari. In Nuova Zelanda, nelle Cook Islands, natura e sostenibilità si incontrano all'Ikurangi Eco Retreat. Sono 6 lussuose tende sollevate da terra sotto le montagne di Takitumu, con vista sul monte Ikurangi sul lato est di Rarotonga. La più esclusiva è la tenda Safari Arikei.
per inguaribili romantici. In Sudafrica c'è il lussuoso Kingston Treehouse, nella riserva di Sabi Sand, un cubo di cristallo circondato dal bush e dai suoni della savana. Leggi anche a piedi nudi in montagna, una scuola in Trentino per una piccola rivoluzione personale. Leggi anche dormire nel bosco, ecco dove.